Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui perché in realtà non ho nulla di particolare in mente, però volevo creare un altro look con la Poison Garden di Nabla e magari utilizzare anche qualche altro prodottino della Holiday Collection. Ho la base già fatta e anche le sopracciglia. Prima di cominciare a fare il trucco vero e proprio, vado a mettere uno dei nuovi lippini di Neve Cosmetics, che sono dei balsami labbra. Eccoli qua, sono quattro. E vado a mettere Sweet Soleil, che è trasparente e ha dei riflessi leggermente dorati e il profumo è molto delicato. Non li ho ancora provati, quindi non vi so dire nulla, però appunto mi sono arrivati da poco e volevo provarli anche questi insieme a voi. Prima di tutto vado a mettere Canvas, che è il color burro, su tutta la palpebra mobile. Dopodiché prendo Opera e inizio a creare una sfumatura. Non sto applicando nessun tipo di primer perché questi ombretti non lo necessitano. Con un pennello bello ampio, questo qui è di Sephora, non so se lo fanno ancora. Vado a prendere Honey, che è proprio questo color miele, e lo vado a mettere in questa posizione qui per scaldare un pochino la mia piega. Quindi subito sopra a Opera. Pochissimo prodotto, come sempre, perché sono veramente molto pigmentati questi ombretti. Sfumatura fatta, adesso con il correttore di Nabla, questo qui è la tonalità Porcelain, e il pennello sempre di Nabla, fatto apposta per la cut crease, infatti si chiama Cut Crease Maker, vado a creare una mezzaluna sull'occhio, pochissimo correttore perché di questo mi serve proprio poco poco sempre. Fatta questa operazione vado a prendere Subliminal con il pennello di Sigma, questo qui è lo shader lid E56, questo qui è perfetto per andare ad applicare i pigmenti o comunque gli ombretti super riflettenti, perché non so come fa, ma diciamo che riproduce quasi l'effetto delle dita. E piano piano vado ad applicare Subliminal nella prima metà dell'occhio. Cerco di mantenere la linea bella netta e più o meno mi fermo a questa altezza qui con questo ombretto. Faccio la stessa cosa dall'altro occhio. Con lo stesso pennello vado a prendere Craving, che è un viola, e vado qui nella parte esterna cercando sempre di tamponare. E piano piano sfumo anche i due colori insieme. Riprendo ancora un pizzico di opera e scurisco ancora leggermente proprio qui l'angolo esterno. Adesso vado a usare il nuovo eyeliner sempre di Nabla, Serial Liner, che è questo qui fatto così, con un pennellino super sottile in setole. Eyeliner messo, adesso vado a riprendere Honey e lo applico sotto nella rima inferiore. Riprendo Opera anche e vado proprio all'attaccatura delle ciglia. Cerco insomma di ricreare la stessa sfumatura che ho fatto sopra. Non so neanche descrivervi quanto mi piace questa palette, è proprio troppo bella. All'angolo interno dell'occhio vado a mettere Adoration e lo prendo con il pennello sempre di Nabla che si chiama Precision Buffer ed è questo qui molto compatto che secondo me va benissimo per prelevare questa texture che è molto particolare. Sbatto sempre un po' l'eccesso e vado proprio qui all'angolino interno.
ripulisco tutta la forma del trucco con il Beauty Touch, il fondotinta in stick di Pupa e un pennellino a lingua di gatto. Come mascara vado a mettere il Perversion di Urban Decay, che mi è arrivato in un pacchettino l'altro giorno. Come bronzer utilizzo il Milk Chocolate Soleil di Too Faced con un pennellone abbastanza ampio. Come blush applico Luminoso di Milani, è uno dei miei preferiti questo qui. È un color pesca luminoso molto bello, soprattutto su carnagioni chiare come la mia sta da Dio. Come illuminante applico questo qui nuovo di Nabla della Holiday Collection, colorazione Crown, e lo applico con il pennello Fan Brush sempre della Holiday Collection. Lo prendo in questo modo. Questi illuminanti qui nuovi sono bellissimi. Hanno una base trasparente, quindi si adattano a un sacco di carnagioni diverse. E guardate l'effetto, quanto è specchiato, bellissimi. Questi per le feste, stupendi. Sulle labbra invece mi mantengo sul neutro e applico uno dei nuovi lip kit nella colorazione Attractive. Lo applico però senza la sua matita. Voilà ragazzi, trucco terminato. Ho aggiunto ancora all'interno dell'occhio questa matita di Pupa Multiplay numero 72, che è un bordeaux abbastanza scuro per rimanere in tema. Io spero che questo look vi piaccia, a me piace tantissimo, sono dei colori che veramente secondo me mi stanno molto bene. Fatemi sapere anche voi cosa ne pensate magari sotto nei commenti. Io vi mando un grosso bacio e vi aspetto in un prossimo video.